Francesco, svegliati, è giorno. Alzati. Va bene. Ma che hai? Sei tutto sudato, ti senti male? Ma che è successo, Francesco? Non è niente, mamma, non è niente. Non ti preoccupare. Ora metto tutto a posto. Figlio mio, abbi cura di te. Francesco. Ora dovrò scrivere in America a suo padre per dirgli che se lo sono preso. State tranquilla, mamma Peppa, al convento sarà benissimo. Lo faranno mangiare 3 volte al giorno e lo faranno anche dormire su un letto di piume. Mi raccomando, maestro, diteglielo voi al padre superiore che è stato male, che ha la salute delicata. Non vi preoccupate. Ciao, Argo. Ecco. Benvenuto, Francesco. Padre Camillo, sono arrivato. È davvero una gioia averti qui. I fratelli sono ansiosi di conoscerti. Prego, entrate. Fratello, puoi pronunciare i tuoi voti. Io, frate Pio da Pietrelcina, prometto a Dio Onnipotente, alla Beata Vergine Maria, al Beato Francesco, a tutti i santi e a te, padre mio, di osservare fino al termine della mia vita la regola dei frati di Francesco, approvata da Sua Santità Papa Onorio, vivendo in obbedienza, povertà e castità. E io, in nome di Dio, ti prometto la vita eterna se osserverai questo giuramento. Pace e bene, sorella. Pace e bene a voi. Vi ho messo da parte qualcosa. Ecco, dell'olio e qualche biscotto. Dio te ne renda merito, sorella. Grazie.
Pace e bene, fratello. Siamo qui per la questua della settimana. Hai qualcosa per noi? Aspettate, adesso chiedo a mia moglie. Antonia, ci sono i frati. Ho appena fatto il pane, ecco, prendete, è ancora caldo. Grazie. Mettilo qua. Che il Signore te ne renda merito. Pregate per me, vi prego. Dite a San Francesco che mi faccia la grazia. Mio figlio è andato in America. Mi ha mandato una lettera 6 mesi fa. L'ho portata al maestro e lui me l'ha letta. Poi non ho avuto più notizie. Aveva promesso che avrebbe scritto ogni mese. Invece l'inverno è passato e non ho saputo più niente. Sono così preoccupata. Vi prego, mi affido a voi. Siete la mia ultima speranza. So quello che provi. Anche mio padre è andato a cercare fortuna in America. Pregherete per me? Pregherò che Dio benedica tuo figlio, mia cara Antonia.